Ciao ragazzi, bentornati. Allora, dopo aver pubblicato il mio corso su Threadless, l'ho abbandonato un po' lì a riposo e sono tornato a fare lezioni col Threaded. Allora, oggi voglio proporvi un esercizio giochino, forse divertente, forse no, però mi è venuta quest'idea e la volevo proporre, poi non so se sarà utile. Comunque è quella di prendere qualsiasi idea, quindi un riff, un groove, un fill, un arpeggio, una scala, eccetera, e fare una semplicissima base, potete scaricare anche dal mio sito, e utilizzare questo, uno dei tanti programmi che ci sono per regolare la velocità delle basi. Se avete questo è il migliore. Provo a condividere un attimo lo schermo, eccolo qui. Se avete questo, che è un ottimo, ottimo, ottimo programma, andate su Play. Ovviamente avete aperto la base. Speed up, scegliete da che percentuale partire. Se sono 100 bpm, diventeranno 80 bpm. E ogni giro quanto volete che aumenti di velocità. In questo caso 10 per arrivare a 110. Quindi parto da 80 a 110. Torno io. Sono io? Sì, ok. L'idea è quella di lavorare quindi su più fattori: la velocità, la conoscenza della tastiera perché si cambia accordo, si può cambiare diteggiature, si può lavorare anche su. Ovviamente sulla precisione, ma anche sull'uniformità del suono, essere più, diciamo, con meno sbalzi di volume, possibile, insomma, più lineari possibili. Per fare questo io mi registro utilizzando Logic e poi analizzo le varie cose che mi interessano, quindi appunto, volume, precisione sul timing, eccetera. Allora, questa volta ho preso, faccio contento il mio amico Antonio che mi dice sempre fatti un po' di pubblicità. Allora, ho preso un esercizio tratto dal libro di Jaco, dove parlo dei cliché, e ho preso un groove che ho scritto ovviamente in stile suo, ma questo esercizio si può fare appunto, come dicevo prima, con tutto, cioè si può fare anche semplicemente. Dico ok, voglio studiare tutti gli arpeggi di settima. La parto, faccio l'arpeggio sul timing, eccetera. Non vi ho detto la progressione di accordi. Allora, sono due battute di Si bemolle settima, il Si bemolle maggiore con la bemolle, con la settima minore. Due battute di Si settima, Si re diesis, fa diesis, la. Due battute di Do settima, Do mi sol Si bemolle. E due di re bemolle fa la bemolle, do bemolle, chiamiamolo si è uguale. Quindi sono 2, 4, 6, 8 battute, poi riparte a 10 bpm di più, o almeno io l'ho impostato così. Ho preso questo riff, questo groove che fa così. Allora, lentamente parto ovviamente da si bemolle settima. Una volta poi fatto il giro, passo si settima, faccio la stessa identica cosa. Poi vado un do. Arrivo al re bemolle settima e poi riparto a velocità più elevata dal si settima, dal si bemolle settima. Allora, ovviamente io ho preso questo groove perché ci stava bene, diciamo, con questa base. Comunque, come dice sempre appunto Antonio, fatti un po' di pubblicità. Bene, potete prendere questo oppure lo potete semplificare all'inizio, magari togliendo le ghost. Lo potete modificare, potete prendere un altro groove, eccetera. Ma l'idea di base è questa, quindi se ne avete modo,
crearvi una base che cambia velocità e lavorare sulla precisione, anche perché non so se vi è mai capitato, ma se vi capita di fare un live con un batterista che parte in un brano a 80 bpm e finisce a 130, a me sì, bisogna essere anche svegli, quindi essere pronti a tutto, insomma. Questo ci fa bene perché ci aiuta. Ovviamente dobbiamo ascoltare la batteria. In questo caso non abbiamo un click, abbiamo una batteria, anche se è una base, che aumenta, anche se qui aumenta di scatto, ma c'è anche la funzione per aumentare gradualmente, molto utile. Allora, andiamo a provare questo esercizio. Vediamo che viene fuori con la base che ho fatto io. So cosa è venuto fuori, però poi lo andiamo a rivedere. Anzi, vi faccio vedere subito come faccio io di solito. Vediamo se riesco a rigirare. Ci devo prendere ancora un po' la mano questa cosa qui. Questa è la mia traccia, praticamente. Ora però sto registrando e non si può. La vedo dopo. Una volta che pigio stop, la apro e la ingrandisco e vedo quanto sono stato preciso. Torno io sì. In realtà questa è un'idea che potete applicare, diciamo, su tutti i tipi di esercizi. Qui praticamente si lavora molto sulla mano destra, sulla resistenza, sulla precisione, ma si può fare un po' su tutto. Una cosa fondamentale, quando si arriva poi specialmente a velocità elevate, ognuno avrà i suoi obiettivi, i suoi limiti, eccetera. È la postura. Ci dovrei fare una lezione a parte, ma ve l'accenno, perché la cosa principale, la prima cosa che insegnano qualsiasi strumento, quelli bravi, quelli intelligenti, è la postura. Per il pianoforte, per la chitarra, per il contrabbasso, per l'arpa. E noi uguale, dobbiamo essere rilassati, sia che suoniate a sedere o in piedi. Anche ad esempio l'altezza del basso quando si sta in piedi è fondamentale. Dovete trovare il modo per poter suonare senza tensioni, senza fatiche inutili, insomma. Quindi concentratevi per fare questi esercizi e comunque tutto quello che studiate, per prima cosa appunto su essere stare con la postura giusta. Quindi io intendo anche le braccia molto rilassate. Quando si aumenta di velocità si tende a irrigidire i muscoli, i nervi e essere più precisi di conseguenza. Se invece riusciamo piano piano a stare sempre totalmente rilassati, so che non è semplice, ci vuole pratica,
però possiamo poi arrivare puliti, diciamo, a velocità anche più consistevoli. Consistenti, che cavolo ho detto. Quindi, altra cosa, anche qui volevo farci una lezione, la respirazione. Come tutte le cose, prendiamo spunto da cantanti che loro ci insegnano che la respirazione non è fondamentale, è vitale. Dobbiamo prendere spunto anche da loro, pure ai batteristi. Io, mio batterista storico, Manuel, che se mai vedrà questo video saluto. Manuel è uno di quelli che fa veramente tanto, tanto esercizio per la respirazione e ci fa tanto, tanto caso mentre suona. Ovviamente suona uno strumento diverso da noi, tutta un'altra cosa. Però io ho preso tanto spunto da lui, perché io sono tantissimi anni che suono insieme. E tra prove e live, non so quante migliaia di ore abbiamo suonato insieme. E spesso lo sento come respira tra uno scambio e l'altro, eccetera. E questo mi è stato molto utile. E io sulla respirazione, poi ovviamente, ripeto, diventa una cosa, un automatismo, quindi come respirare nella normalità, non è che si sta a pensare, ok, ora respiro, ora no. E bisogna farci caso all'inizio, poi anche cantanti, neanche Ornella Vanoni, tra una canna e l'altra, vabbè, sta dopo 90 anni che canta a pensare, con tutto il rispetto, io l'ho anche vista live, ci mancherebbe una battuta, non è che sta a pensare dopo tanti anni che canta, ora respiro, ora no, sono cose che vengono automatiche. Chiedo scusa a Ornella, ma non era voluta. Quindi, io ad esempio, quando suono, cerco di evitare respiri corti. Queste sono cose, credo, soggettive, non è che ho mai preso un corso di respirazione. Sì, forse quando ero bambino di canto, ma non è andato a buon tempo. Quindi tendo a fare respiri più profondi, e meno frequenti, diciamo. Quindi se devo fare un esercizio. Tenderò a respirare, diciamo, meno volte, perché la respirazione mi manda un po' fuori dal tempo, diciamo così. Quindi meno respiri faccio e più sono, però questo, ripeto, è il mio modo di suonare. Però cercate di farci caso e cercate di capire come respirate voi mentre suonate, che non è scontato saperlo e averci fatto caso. E provate magari a vedere se respirando appunto a frequenze più, diciamo, a intervalli più ampi, migliora la cosa o no. A me ha aiutato tanto, quindi respirare prima ero più, non col fiatone, però diciamo col respiro un po' affannato, insomma, questo non giovava certo alla mia pulizia nel suonare. Quindi vi volevo dire altre cose, ma mi sono passate di mente. Scaricate tutto, PDF, basi, scaricatemi anche il furgone, tutto, scaricate tutto qui al link. E poi ci vediamo al prossimo video.